Città Fanese torna a tingersi di rosa in occasione del Giro d'Italia. Il grande evento sportivo si terrà giovedì 16 maggio e vedrà i ciclisti sfidarsi nella 12esima tappa di 190 km nel percorso Martinsicuro-Fano. I numeri sono di una tappa che nella classificazione da 0 a 5 stelle, RCS l'ha classificata con 3 stelle, quindi una tappa assolutamente non facili, di una lunghezza attorno ai 200 km, una tra le più lunghe del giro, che percorrerà l'interno della nostra regione, quindi in continui saliscendi, e nella parte finale, diversamente da quanto ci si è sempre aspettati, ci saranno delle sorprese proprio sul circuito fanese assolutamente inedite e spettacolari. Le squadre sono 22 per 176 corridori e 2500 più o meno sono le persone che sono a seguito del giro, e quest'anno abbiamo una grande fortuna di avere i corridori più forti al mondo, per cui ci sarà veramente un'attenzione da parte di tutta la stampa internazionale assolutamente unica. 202 invece saranno i paesi collegati che appunto trasmetteranno l'evento in diretta a Mondovisione. Dunque, dopo ben 12 anni, il Giro d'Italia renderà protagonista Fano. Queste le parole del sindaco Seri. Ospitare una tappa è un momento di altissimo sport, ma soprattutto di grande festa. È tante cose, un evento sportivo, ma è tante iniziative plurali che vedranno la città coinvolta. Questa tappa sarà una tappa che arriverà a Fano, ma non sarà un arrivo fugace, ma bensì sarà la città percorsa e in largo e in lungo, e quindi ci sarà una presenza del giro nel percorso importante, poi lo verrà svelato nella presentazione che faremo. Quindi è una grande occasione per la nostra città, e ereditiamo in qualche modo il testimone dello scorso anno della tappa ospitata a Fossombrone, che è stata una grande festa, e quest'anno sarà ad ospitare il centro di Fano. Per l'occasione, sabato 24 febbraio alle ore 17:30, l'amministrazione comunale ha organizzato un momento speciale aperto alla cittadinanza d'ingresso libero al Teatro della Fortuna, dove verranno elencati e approfonditi tutti i temi e le iniziative in occasione di questo importante appuntamento. L'iniziativa di sabato sarà un vero lancio, nel senso che illustreremo sicuramente il giro nella sua ampiezza, lo potrete vedere insieme a noi grazie a dei video, grazie all'intervento sia di protagonisti del giro della Coppa Italia, proprio perché ci sarà Cassiani che testimonierà quello che è un suo vissuto, ci sarà il direttore artistico Mario Vegni che racconterà invece tutte le tappe magari di un giro, anche l'ambizione, anche la portata proprio di questa competizione a livello internazionale, che per quanto riguarda Fano sarà una delle più importanti a livello di chilometri. Avremo anche la partecipazione dei bambini grazie ad un coro che aprirà la cerimonia. Ci saranno tante sorprese che allieteranno un po' tutte e appassioneranno proprio tutte le persone della nostra città. L'evento di sabato sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 17:30 sul canale 19 di Fano TV. Vogliamo cogliere questa grande opportunità dell'arrivo del giro per raccontare la nostra città, le nostre bellezze, anche nel periodo primaverile, perché è una grande occasione di crescita economica, e siccome noi vogliamo destagionalizzare, abbiamo fatto una serie di progetti che guardano alle camminate a piedi, alle bici appunto, vogliamo cogliere questa grande occasione per promuovere la città di Fano. Gira, 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 gira.